Stanno scegliendo 2003, 180, 10-10 sull'occhio destro, nell'occhio invece che verrà impiantato con l'anello intrastromale ha un visus intorno ai 6-7 decimi, ma con delle aberrazioni importanti. Quindi il dottor Bellone ha pianificato l'impianto di un anello intrastromale, scegliendo ovviamente la lunghezza d'arco e lo spessore in relazione al cilindro del paziente e all'asse della coma. E quindi passerò ora la parola al dottor Bellone che ci illustra un attimino come ha pianificato l'impianto in questo paziente, che ovviamente ha un cheratocono stabile, quindi assolutamente condividiamo l'idea appunto di migliorare la rifrazione di quest'occhio con un impianto di anello intrastromale. A te la parola, Alberto. Buongiorno a tutti, ringrazio il comitato della SIXO, professor San Nicola, dottor Panico, ospedale Ottanico e quanti altri sono qui oggi per coadiuvarmi in questo intervento. Allora, abbiamo il setting che io utilizzo di solito, la mia strumentista, nebbiolo, Armando allo Zimmer e il laser che io utilizzo abitualmente per fare questo tipo di impianti. Quindi mi sento a casa. Faremo l'impianto di un keratin 6 mm come da nomogramma. Il nomogramma prevede questo tipo di cheratocono, cheratocono croissant, quindi il fenotipo più comune, forse anche quello più facilmente correggibile con un impianto di anelli che dà di solito dei risultati molto buoni, quasi la chirurgia refrattiva. Faremo l'impianto di un anello simmetrico, quindi un anello normale, 6 mm di diametro. Arco 150 gradi, 200 micron di spessore, ripeto, come da nomografo. La prima fase, l'intervento va in due fasi, una fase con lo Zimmer, con il femtosecondi che serve per creare il tunnel e il taglio verticale, e poi una fase chirurgica vera e propria. Io cominciai a impiantare anelli a mano già, buongiorno dottor Bani, già forse sì, 15-16 anni fa, naturalmente allora i nomogrammi erano meno attendibili e gli anelli erano meno, c'era meno varietà di anelli e soprattutto bisognava metterli a mano con il vecchio metodo, quindi era molto difficile. Il setting oggi prevede anche un'anestesia perivulvare che io prediligo quando bisogna fare il fento. Questo perché il paziente affetto dal teratocono di solito è maschio, di solito è abbastanza impaurito. Insomma, non è in condizioni psicologiche favorevoli, quindi io preferisco avere un occhio fermo. Naturalmente, se l'anello va impiantato in maniera manuale tradizionale, questo è possibile. Quindi veniamo tutti dalla scuola dell'anatomica. Ho segnato gli assi e ho segnato l'asse 0180 con il pennarello, perché il bicchierino del pento laser ha una pacchetta 0180 per cercare di allinearlo il più preciso possibile. Poi ho segnato la bisettrice, che è quella verso la quale devo centrare l'anello, che deve sostenere il cono, la bisettrice in questo caso è a 290 gradi, e poi ho segnato l'asse del taglio. L'asse del taglio è 25 gradi e si calcola aggiungendo alla bisettrice metà dell'arco, della lunghezza dell'anello, quindi 290 più 75 fa 5, a questi 5 si aggiungono 20 che sono la sicurezza. Per cui l'anello va tenuto almeno 15-20 gradi distante dal laser di incisione. Detto questo, procediamo. Ho messo un po' di viscoelastico sulla cornea per evitare di, poverina, asciugarla troppo, solo le danno rimuove. La procedura in teoria prevederebbe di fare l'altimetria dell'anello di suzione già con il braccio del fento. Io preferisco farlo in due tempi come nella modalità cataratta. Io faccio sempre un check e l'occhio viene dietro. Lo zimmer a questo braccetto va inserito a una tacchetta da un lato e poi a una clip dall'altro. Fa questo tac. Si spengono un po' di luci per aiutare il laser a lavorare meglio. È già centrato, non so se vedete. Riuscitemi. La centratura è già ottima, lo
centriamo bene, scenderei ancora una tacchetta, fino giù, verso sud, ancora uno. E andiamo a lavorare con il laser, vedete, scorre, proviamo a fare un caso. Check, si può. In questo caso l'anello viene implantato tenendo conto dell'asse romanico, evidentemente coincide questo paziente con l'asse refrattivo, quindi non c'è cosa migliore in questi casi quando non ci sia una incoerenza assiale tra l'asse topografico e l'asse elevativo. Cominciamo con la profondità, cosa non ne fa che accennare. Profondità è all'80%, come si conviene fare, quindi a 370 micron di profondità, l'anello a 150 gradi d'arco, uno spessore di 200 micron, tenuto conto del nomogramma, appunto per correggere un cilindro inferiore alle due diottrie 50, quindi in questo caso non bisogna esagerare perché il paziente non ha un grande errore cilindrico, quindi condivido la scelta di Alberto, ha scelto di impiantare un unico anello e di aver scelto appunto una lunghezza d'arco di 150, uno spessore. Una cosa importante, il laser ha terminato, Bene, giusto, il laser ha terminato. Possiamo accendere un po' di luci se volete. Passiamo alla fase 2, che è la fase con il microscopio. Alberto, mentre ti posizioni con il microscopio, vogliamo approfittare per dire, diciamo, quali sono i principi di funzionamento dell'anello trasformale. E mentre Alberto si posiziona, dammi un paio di guanti, sapete che l'applanamento, quindi la correzione del difetto, aumenta l'aumentare dello spessore dell'anello trasformale, aumenta al ridursi dell'arco del segmento ed è inversamente proporzionale al diametro dell'inserto. Quindi queste sono le leggi di Barr. Ovviamente il potere correttivo aumenta avvicinandosi al centro della cornea e se noi decidiamo di impiantare due anelli anziché un anello. Ma in questo caso appena umide. Abbiamo fatto un'ottima scelta nella decidere appunto di impiantare. Quindi Alberto, ci sono. Vogliamo un attimino a dire le indicazioni. Sì, le indicazioni di un impianto di anello trasformale per keratocono, nella fattispecie Kering, che è quello che io utilizzo di solito. Tenete presente che di questi anelli esistono 64-66 varietà diverse, nel senso che potete combinare questi anelli in 64 modi differenti. Quindi è molto molto importante riuscire a capire che anello impiantare. Questa è la parte più difficile, perché poi l'atto chirurgico di per sé stesso è alla portata di tutti. La parte difficile di questo tipo di chirurgia è capire quale anello impiantare. Allora, l'anello da impiantare lo capite andando a vedere l'omogramma che... Allora, dopo vi dico come faccio a fare la chirurgia. Prima di tutto io, venendo dalla scuola della parte dell'impianto meccanico, faccio prima un check di quello che ha fatto il laser. È molto importante appoggiarsi sul letto del tunnel, con l'uncino, adesso facciamo un invito con l'uncino più grande, in questa maniera qua. L'invito fatto, dite perfetto. Poi con questo strumento magnifico inventato da un colombiano di cui non ricordo il nome, vado a fare il check dell'anello. È importante questa fase perché il laser fa un tunnel perfetto, però magari c'è qualche microponte e va... Sì, adesso... Ma per l'anello, Emilio? Ce l'hai qua? Ah, ce l'hai detto. Certo, posso chiederti
per quale motivo hai preferito i Gerardins? Ma io ho cominciato con questi e devo dirti che adesso, in questo momento, sono degli anelli fantastici perché hanno... Ecco, spiegaci come sono fatti, questa la sezione, sì. I body... Allora, questo è un 6 mm di arco, cioè scusami, 6 mm di diametro, arco 150 gradi, spessore 200 micron. Nella sua sezione triangolare, questo anello è un triangolo non isoscele ma scaleno, la base è 800 micron, l'apice dell'anello finisce con questa parte smussa di 120 micron e essendo scaleno ha un lato da 500 e un lato da 300, quindi questi sono 500 micron, questi sono 300 micron, totale 800. Mi dai un cino piccolo? Per spingerlo io utilizzo questo ferretto che chiamo manica. Regolarmente all'interno del tunnel. Sì, è entrato molto bene. Lo spingo e di solito, insomma. Poi questo è il check per vedere che sia posizionato esattamente sulla bisettrice. Questa è la bisettrice, metà anello sta dopo, metà anello sta prima, direi che mi sembra bene. E la chirurgia è una chirurgia banale. Semplice, alla portata di tutti. Il difficile di questa chirurgia è capire cosa abbiamo fatto, perché si vedono tanti pazienti operati che circolano per l'Italia e non sono contenti, non vedono bene, hanno problemi con questa chirurgia, si sente parlare male di questa chirurgia va fatta a mio avviso, ed è la chirurgia conservativa che consente a un paziente affetto da cheratocono che non vede di vedere, perché il paziente... Pazienti, io ho pazienti che vedono 10 decimi, ormai con i Keratoconi. Con i Keratoconi? Sì. La chirurgia conservativa. Assolutamente. Sta diventando una chirurgia refrattiva di Keratoconi, perché ormai siamo in grado di predire molto vicini allo zero quale sarà il risultato refrattivo. Non con un laser, ma comunque molto, molto vicino. So che sono pronti dall'altra sala, quindi se non ci sono domande per Alberto, ringraziamo il professor San Nicola. Il caso di fare con il punto nine. Il punto di sutura lo metti Alberto? Mai. Mai, Luca. Grazie. Allora Vincenzo, se grazie ci sei, complimenti e grazie. Complimenti. Vincenzo, ci sei? Sì. Allora prendi la linea. Tranquillo, eccoci. Tutto bene.